avere la base oltre al Parco della Pace, non ci basta, non ci basta. Vogliamo il lato ovest. Vogliamo? Il lato ovest. Era il minimo che potevamo ottenere, questo è il primo passo, sai? Il primo, dopo da qui partiremo e si vedrà. Purtroppo la base la stanno facendo, è anche tanto incombente, è una cosa proprio indecente, è uno sfregio alla città, però almeno c'è il Parco della Pace. Un punto di partenza. Insomma, la lotta continua, dopo è difficile a pensare che cosa cambierà, però l'ultima speranza è non muore mai. È importantissimo che ci riprendiamo almeno un pezzo di verde che ci volevano togliere definitivamente. Vicenza ancora una volta dice che vogliamo difendere il nostro territorio. Che una città che ha saputo difendersi, perché è stata veramente una difesa la nostra, che da 4 anni lo sta facendo, alla fine qualche risultato riesce ad ottenerlo. E ultimamente avrete letto, avete sentito, c'è la corsa a dire no, è merito nostro, lo dice addirittura Ulvec, che è stato quello che ha permesso lo scempio che ho io alle spalle, lo dice Cattaneo, lo dicono tutti. Io invece vi dico che il merito di quest'area che arriva fin là in fondo, sono 650.000 metri quadri, se quest'area resta ai cittadini di Vicenza è merito nostro, è merito vostro, perché senza la mobilitazione della città questo non sarebbe mai avvenuto. Nonché per la sicurezza stradale si rende necessario provvedere all'esecuzione di opere viarie idonee a decongestionare il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolanti nell'area interessata in argomento. Ravvisata la necessità di assumere le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza, decreta cosa? La nomina del commissario alla realizzazione della pedemontana non in legge obiettivo, ma con disposizioni di protezione civile. E c'è un altro modo di fare le cose in fretta oltre che la legge obiettivo. C'è un'altra corsia preferenziale che solo che è esplosa nei mesi scorsi, per cui questa corsia preferenziale al momento è inagibile. Qualcuno della protezione civile dovrà rimetterla in opera. Vi ricordate cosa è successo un mese dopo che hanno inaugurato il passante? Quell'ingorgo gigantesco sul passante. Hanno preso l'occasione del gigantesco ingorgo sul passante di Mestre per dire: vicentini e trevigiani, situazione critica, variamo la pedemontana. La pedemontana veneta avrà caratteristiche consone al dettato della Carta di Asiago. È interessante questo, perché in tutta la progettazione si parlerà nella pedemontana veneta
per esempio, di non usare più le orribili barriere antirumore, le trincee e tutti gli espedienti usati fino adesso per nascondere il passante. La pedemontana dovrà essere così bella che ognuno dovrà volerla a casa sua. Sarà un'autostrada diversa, di tipo aperto rispetto alle precedenti, con un'esperienza nuova. Dice, come risolviamo il rapporto con la gente che non vuole? Semplice. Entro i 21 chilometri dal casello, i residenti non pagheranno il pedaggio. Che ne fa uno casa mia? Ma, Maria, cioè, immagina le famiglie, quelle dell'audit, ci saranno le famiglie telepass. Fa il telepass intanto che ti fai la pasta.